Benvenuti a Impresa Diretta. Il ministro Franceschini a Vicenza in Confartigianato per illustrare l'Art Bonus. Riapre la palestra di leadership per gli imprenditori. A tra poco. I buoni progetti hanno bisogno di guardare lontano. Artigian Fidi Vicenza, la garanzia che dà forza all'impresa. Uno dei fattori determinanti per il sostegno delle attività culturali, motore di quella bellezza che contraddistingue l'Italia, è la collaborazione tra pubblico e privato. Confartigianato Vicenza, da sempre attenta alla valorizzazione del patrimonio artistico attraverso iniziative e progetti collegati allo sviluppo delle imprese, ha ospitato il ministro dei beni culturali Dario Franceschini per un incontro sul tema. Rientra nel programma di attività attraverso le quali si intende far rinascere anche nel nostro paese il mecenatismo la visita che, su invito dell'onorevole Daniela Sbrollini, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha fatto a Vicenza. Non a caso, la prima tappa, nella giornata dedicata alla città del Palladio e ad alcuni dei suoi monumenti più famosi, si è svolta nella sede di Confartigianato, dove ha incontrato gli imprenditori, interlocutori privilegiati nell'ottica delle agevolazioni previste dal cosiddetto Art Bonus, previsto da una legge del 2014, ma di fatto operativo da quest'anno, concepito per incentivare donazioni da parte di privati per il restauro e la conservazione del patrimonio culturale pubblico italiano, risorse da aggiungere a quelle pubbliche. Per i neo-mecenati sono previste consistenti detrazioni fiscali, le più alte oggi in Europa. Se uno dona 100.000 euro non ne paga 65.000 di tasse e quindi è un incentivo fiscale molto forte, è vero, concreto, è semplice. L'altro elemento è che in tutto il mondo se un'impresa fa qualcosa per il patrimonio culturale del proprio paese è una medaglia puntata sul petto. Vorrei che arrivasse da noi in fretta anche questo momento, che ogni impresa in qualche modo si senta moralmente obbligata a fare qualcosa per il patrimonio culturale della propria città o della propria regione. La sensibilità degli imprenditori di Confartigianato verso la cultura è dimostrata da innumerevoli iniziative, come i restauri promossi e realizzati negli anni, tra gli ultimi a Vicenza, l'altare di Santa Caterina in Duomo e Palazzo del Monte, e poi il complesso di Villa Fabris a Thiene, oggi sede di una scuola internazionale ove si insegnano le tecniche per la conservazione del patrimonio artistico, da quelle tradizionali alle più innovative che sfruttano le nanotecnologie e il digitale. Arti nell'esercizio delle quali gli artigiani sono da sempre grandi protagonisti. Fatti che parlano di un'associazione impegnata a sostenere la tutela e la valorizzazione di risorse fortemente attrattive, volano dell'economia, tanto da dedicare al tema della bellezza, espressa dall'arte, dal paesaggio, dal saper fare, anche un corso attualmente in atto alla propria scuola di politica ed economia. E ancora a promuovere da 22 anni il premio Faber dedicato al teatro, un contesto dove è essenziale l'apporto di tanti artigiani, scenografi, sarti, falegnami, elettricisti, truccatori. Gli imprenditori di Confartigianato hanno dunque colto l'occasione per rivolgere a loro volta un messaggio al ministro. Io credo che la cultura, il nostro patrimonio storico e artistico, sia il vero petrolio dell'Italia e lo Stato non ha grande attenzione per questo patrimonio. Vediamo musei chiusi quando dovrebbero essere aperti, cancelli di alcuni spazi aperti, di aree archeologiche che arrivano i turisti e sono chiuse. Bisogna fare di più sia per l'organizzazione sia per il mantenimento di questo enorme patrimonio. Al di là del tema della giornata, al rappresentante del governo cosa chiedete? Beh, oggi abbiamo un rappresentante del governo, un ministro, e a lui chiederemo le solite cose. Le imprese sono oberate da una burocrazia che è diventata insostenibile e troppo costosa. Il costo del lavoro sta portando sempre di più una percentuale altissima e sempre meno i nostri dipendenti vedono il beneficio di questa percentuale altissima dell'innalzamento del costo del lavoro. Tutto va in tasse e in altri ammennicoli che fanno sì che il costo del lavoro diventa insostenibile. Un miglioramento dell'accesso al credito in questi territori, poi con le vicende delle banche territoriali, siamo ancora più penalizzati dal resto d'Italia e il governo non può lasciarci da soli, ma non solo su questo territorio, ma per tutto ciò che riguarda la facilità dell'accesso al credito. Questi sono i temi ormai che da anni chiediamo e oggi con forza chiederemo al rappresentante del governo, al ministro Franceschini.
Sollecitato a fare un bilancio dei 2 anni appena compiuti dal governo, il ministro ha così risposto. Credo che l'elenco delle cose importanti fatte, che naturalmente hanno avuto consensi e dissensi, ma è normale che in democrazia che sia così, è un elenco veramente impressionante. Cose fatte, non cose annunciate, e queste riforme, a cominciare dal Jobs Act, stanno dando molti risultati positivi e quindi penso che negli altri 2 anni che abbiamo davanti faremo come in questi 2 e di più. Allarme pensioni di reversibilità. Sulla questione si è fatta sentire l'ANAP. A seguito del rincorrersi di notizie sull'ipotesi di assoggettare a requisiti reddituali e patrimoniali più stringenti il diritto alla prestazione, l'Associazione Pensionati di Confartigianato ha chiesto al Governo di fare definitivamente chiarezza sulle innovazioni contenute nel disegno di legge delega sulla povertà. A nome di milioni di pensionati che godono della prestazione di reversibilità e di quelli che potrebbero nel prossimo futuro averne diritto, ha affermato il presidente Gino Covo, dichiariamo la nostra contrarietà a un eventuale stravolgimento dell'istituto della reversibilità, ha proseguito Covo, in quanto norma di carattere previdenziale e come tale un diritto che si matura con la contribuzione. Le smentite al riguardo, espresse dal ministro Padoan, non hanno dissolto le preoccupazioni dei cittadini e pertanto l'ANAP chiede che dal disegno di legge vengano rimossi tutti i riferimenti alle prestazioni previdenziali e alle pensioni di reversibilità. I buoni progetti hanno bisogno di guardare lontano. Artigian Fidi Vicenza, la garanzia che dà forza all'impresa. Un pluridecorato allenatore di basket che oggi siede su una panchina di Serie A e una giocatrice con un passato recente glorioso torneranno presto in campo nella palestra di Confartigianato per trasferire agli imprenditori le loro esperienze nella gestione di un team vincente. A gentile richiesta si replica. È stata negli ultimi anni una delle attività di punta di Innovarti, programma di iniziative volte a stimolare l'innovazione in azienda e come tale viene riproposta oggi sulla scorta del più che lusinghiero interesse manifestato fin qui dai partecipanti e soprattutto della spinta di chi non è riuscito finora a cogliere questa opportunità. Stiamo parlando di Alleniamoci ad allenare, ciclo di incontri promosso dal Movimento Giovani di Confartigianato Vicenza e quindi rivolto a imprenditrici e imprenditori under 45 per aiutare a sviluppare competenze atte a gestire con successo un team aziendale. L'esperienza fino ad oggi è stata davvero positiva. Le imprese che hanno partecipato hanno capito che oltre alle competenze specialistiche e tecniche che sono necessarie per ottenere i risultati aziendali che ci si aspetta, sono importanti, anzi importantissime anche delle competenze che possiamo definire trasversali, che riguardano la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di interagire su progetti complessi, la capacità di ascoltarsi e di seguire obiettivi comuni. Sono importantissime competenze che l'imprenditore deve imparare a gestire, riuscendo a stimolare la creatività e a valorizzare le competenze e le capacità del gruppo di lavoro. I docenti vengono dal mondo dello sport, quindi con un'esperienza maggiore forse in questo campo. Sì, diciamo che la metafora del mondo dello sport per tradurre nell'ambito aziendale esperienze sportive ormai rientra un po' nella nostra tradizione come gruppo giovani. Ci piace coinvolgere in questo caso allenatori e ex giocatori che hanno una esperienza molto importante sui campi da gioco e che riescono quindi a trasferire la loro esperienza in ambito aziendale. Così farà Pino Sacripanti, che è allenatore affermato di Serie A di basket, portando appunto le sue tecniche di motivazione, di coinvolgimento sperimentate sul campo in azienda. E così farà Enrica Quaglio, esperta di change management, ma ex giocatrice di Serie A, sia di basket che di rugby, quindi con una lunga esperienza in questo ambito, coordinerà tutti gli incontri fornendo proprio gli strumenti concreti e pratici con cui fare squadra e raggiungere gli obiettivi.
Il primo dei 5 incontri previsti si terrà il 21 marzo. 20 i posti disponibili. Per informazioni e iscrizioni, contattare la segreteria dell'area mercato presso la sede provinciale di Confartigianato Vicenza. Seggi aperti dal 7 al 12 marzo in tutte le sedi di Confartigianato in provincia per la prima fase del rinnovo delle cariche associative. La capacità di fare sistema, di stare uniti, è la forza della nostra associazione che garantirà un futuro alle nostre imprese, alle nostre famiglie e alle famiglie dei nostri collaboratori. Dal 7 al 12 di marzo ci saranno le elezioni che rinnoveranno le cariche sociali. Saremo chiamati a scegliere i nostri colleghi imprenditori che attueranno quello che vorremmo essere fino al 2020. Per un'associazione che conti, contiamo su di te. Vieni a votare. È l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Dai prodotti della nostra terra nasce la Vicentina. La Vicentina, il pane di casa che non può mancare sulla tua tavola. Lunedì 29 a Vicenza per gli estetisti ricordiamo il seminario dedicato agli aggiornamenti delle norme sulle attrezzature elettromeccaniche in uso nei saloni. Programmata per il 20 e il 21 marzo una visita al Cosmoprof di Bologna con pullman gratuito e prezzo d'ingresso ridotto. Per acconciatori ed estetisti interessati, adesioni entro lunedì 29. Prenderà il via l'11 marzo un corso gratuito riservato alle imprese del sistema casa, contribuenti ed il Cassa Veneto, propedeutico alla creazione di reti di imprese specializzate nella ristrutturazione e riqualificazione degli edifici. Per informazioni e adesioni rivolgersi al Cesar. La Camera di Commercio Italo-Tedesca propone tra aprile e dicembre giornate di incontri con agenti di commercio tedeschi ai quali sarà possibile proporre mandati di rappresentanza. Per i dettagli contattare l'ufficio estero di Confartigianato Vicenza. È tutto. Ci vediamo la prossima settimana. I buoni progetti hanno bisogno di guardare lontano. Artigianfidi Vicenza, la garanzia che dà forza all'impresa.